Ciao a tutti ragazzi, sono Carly e benvenuti in questo nuovissimo video! Woo, 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 woo. Sono Carly, o oh, e che Carly come, come volete. In questo nuovissimo video, ragazzi, faremo un gioco che aspetto di fare da tantissimo, che io amo, ci gioco da cent'anni a questa parte, e stiamo parlando proprio di The Sims. In questo episodio, cosa andremo a fare? Andremo a creare la mia famiglia. <ride> ci saremo io. Kendall e Puzzino. <ride> per chi non lo sapesse, Puzzino è il mio cricetino. Abbiamo. cioè, è il nostro. Cioè, non è mio. Cioè, è il mio ideale. Chi è questo fustacchione? Quindi andremo a creare la mia famiglia. Nel prossimo episodio, creerò la casa. Questa. Questa casa qua. Cioè, come. Come viviamo in questa casa? Le stanze, la posizione. Vabbè, avete capito. Rifarò questa casa. Ecco, finalmente mi so spiegare. E bene, allora partiamo. Sono molto carica, facciamo una nuova partita. Al momento su The Sims ho un personaggio che ho già creato eh, tipo qualche giorno fa, che si chiama Forna Legna. Ok. Perfetto, questo è Kendall, possiamo salvare e chiudere la partita. Ci vediamo nel prossimo video. Ale Kendall. Ale Kendall. A meno gli occhiali sono i suoi. personalità di Ale, dunque... Che cosa mettiamo ad Ale? Sicuramente direi, per facilitargli il lavoro, perché poi io ho tantissime espansioni, vita in città, celebrità, spiaggia, che non è spiaggia, è vita da spiaggia, come, come si chiama? Vita sull'isola, vita da spiaggia, e, um, e ho cani e gatti, ho comprato l'espansione per Puzzino, ne ho, ne ho tantissime altre, ristorante e molte altre che non mi ricordo. Che importa, comunque, avendo celebrità, voglio rendere Ale Kendall una celebrità. E poi ci sarò anch'io, che faccio una celebrità, ma di grado minore. Io non sono una celebrità, sono una persona normale. Cosa ti mettiamo, amore mio? Allora, sicuramente Alan è un amante degli animali. Gli piacciono molto i gatti, io detesto i gatti. Cioè non è che li detesto, ma sono allergica e non mi stanno simpatici. Preferisco i cani. Ho un cane, whisky. Uh, Popolarità. Celebrità di fama mondiale. Glor glo gloriosamente famoso. Non so leggere. Uh, Stella delle barzallette. Sì, animale da festa. Amico del mondo. No, direi celebrità di fama mondiale. Così rendiamo il fatto di diventare famosi un po' più semplice. Poi come oh, colori. Sapete che non mi ricordo mai qual è il suo colore preferito. Vabbè, poi che importa. Genere di musica. Adale piace. No, sicuramente la musica spettrale, no. Tormentoni dell'estate, non credo gli facciano impazzire, però li canta spesso. Uh, musica mondiale, ma sì, credo di sì. Festivo invernale, regà, in inverno io e Ale cantiamo sempre le canzoni di Natale insieme. Musica dell'isola, no, non ce lo vedo, Ale a hawaiano. Musica classica, mh. attività, forma fisica, sì, gli piace. Cucinare, spesso rediniamo, però va bene, cucinare. Cottura al forno, no, Ale non ci sa fare per niente col forno. Uh, missilistica, no, non lavora ancora la nasa. Pianoforte, no, oh, non lo sa so suonare. Programmazione, è un genio. Robotica, mm, violino, videogiochi. Pesca, no, sono io quella che sa pescare qua. Malizia, giardinaggio, ce lo vedo proprio Ale col cappello da contadino a fare il giardinaggio. Manualità, ma sì, più o meno. Fotografia, no. Ale fa le foto oblique, è una cosa che detesto. Mixologia, non sa so fare il barista. Produzione mediale. Uh, sì, queste qua l'hanno aggiunto da poco, credo sia, tipo per fare i video, una roba del genere, sì. Sì, direi di sì. <ride> Chi meglio di lui? Allora, violino, no, non è un esperto in violini. Almeno, a meno che non abbia una vita segreta, non, non che io sappia. Musica elettronica, no. Hip hop, musica retro. Mu allora, mettiamo le personalità. Eh, sicuramente Ale è una persona sicura di sé. Sicuro, pugno forte. Direi perfezionista perché, sì, specialmente in fase editing, tutto ciò che riguarda il suo lavoro, tende molto ad essere perfezionista. Ambizioso, direi. Credo sia una persona molto ambiziosa lui. So così, si arrabbia se non viene promosso nella sua carriera. Ok, allora svestiamo Ale. <ride> Ale, come è fatto fisicamente? Beh, Ale è magro. Ed è un po' palestratino, così. Ha il petto normale, le spalle larghe, perché lui è bello alto. Anche se non sembra, raga, nei video, ma la prima volta che l'ho visto anche era super alto. Ero, ehi, com'è il tempo lassù? Un po' il sederino. Le gambe, eh, no, così, normali. Un po' di polpaccino. <ride> I piedi molto lunghi. Raga, mi fa troppo ridere mio, Che brutta questa eh, nera, ma ah, si, sì. easy, easy. Sembra il classico ragazzo americano che fa le grigliate in giardino. No dai, mettiamogli le nere così fa più scolaro. Ok, allora passiamo alla faccia, gli togliamo i capelli, bello pelato, sembra un uovo eh, gli occhiali, tutto quanto. Gli rifacciamo la faccia. per aiutarmi con una foto, cerchiamo una foto. Prendo questa foto che abbiamo insieme sul mio profilo di Instagram perché non metto a fuoco? ok dai proviamo con questo ah le ha queste sopracciglia che sono un po' arcate <ride> sembra che abbia un tappeto attaccato in fronte aspetta proviamo a migliorare un po' la situazione wow si sì, sei tu <ride> allora, con la testa da uovo Okay, comunque direi che questo potrebbe starci ha un po' il ciuffo ad ananas e anche i capelli sono un po' gli occhi un po' più in alto. Così ce l'ha così. Amore, come ce l'hai la bocca? <ride> Sembra uno sbirro americano. <ride> direi che ci siamo. È lui più o meno. Eh, bianca, no, sembra uno chef stellato. Pantaloncini corti, neri. E ha queste scarpe giganti, sembrano un po' dei piedi da clown. Abiti da festa, terribile da cosa sei vestito. Così sembra il capitano di una nave da crociera. Tatuaggio, vediamo cosa c'è. Gli mettiamo una scritta un po' araba. Ok, dai, eh, lasciamogli ste maglie col gay pride. <ride> Questo bel maglione con <ride> il pupazzo di neve. Ale è completato. Adesso andiamo ad aggiungere un altro personaggio. Carly che carli! Dopo aver creato il mio personaggio, che l'ho un, un po' già sistemato, così è pronto. Che brutto sto fioco! Così è pronto per essere vestito. Cosa metto io di solito? Uh... Di solito indosso le camicie. Mi piace indossare le camicie o le felpe scarpe ho sempre le stesse da 150 anni a questa parte le adidas terribile sta camicetta sempre senza scarpe come oliver twist raga vi dirò a me non dispiace ci sta ed ecco qua la famiglia kendall purtroppo puzzino lo possiamo creare solamente in gioco quindi una volta che abbiamo la nostra casa possiamo mettere la nostra gabbietta con puzzino dentro e poi lo creeremo nel prossimo episodio Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e per supportare il canale. Da Carli è tutto e ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!